Alice Buongiorno, un Cercone. percorso di localizzazione compiuto autonomamente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del ROS, raggruppamento operativo speciale, che hanno notificato il fermo disposto dal Tribunale dell'Aquila nei confronti del 31enne di origini pakistane, residente da circa 3 anni a Francavilla al Mare, sulla costa teatina, e impiegato in un autolavaggio e accusato di istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo. Secondo la Procura distrettuale antimafia, utilizzava la rete e i social network per la sua propaganda jihadista attraverso, come dicevate, lo studio, la diffusione di foto e video. Nei suoi confronti era già stato disposto un provvedimento di espulsione in attesa di esecuzione. Ci sentiamo tranquilli, il commento della sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, perché si tratta di un caso isolato. È tutto, vi restituisco la linea.